Lunedì 23 settembre, ore 1:40. Casa interamente allagata. A Fontanelle, prima tappa del tour nelle periferie per il sindaco Carlo Masci. Scortato dal capo della Polizia Municipale e dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli, che si è autodefinito il sindaco delle periferie. Per quanto riguarda le case comunali, si sta intervenendo sulle 5 palazzine di nostra proprietà. Su quelle altre noi sensibilizziamo, ma ho avuto assicurazioni dall'ente che sono in atto le gare d'appalto e per metà fino a ottobre inizieranno anche lì i lavori. Il sindaco vero e proprio invece ha incontrato i residenti del quartiere che lo hanno incalzato a proposito dei lavori di manutenzione delle case popolari. Infatti dai soffitti continua a piovere e la situazione è ancora più critica dopo la violenta grandinata di quest'estate. Riguardo le case, fanno schifo, parliamoci chiaro, è inutile che stiamo a nasconderci. Il comune rimbalza la palla all'ater, l'ater lo rimbalza al comune, però nessuno fa niente. Tutt'altra questione invece le case di proprietà ATER. L'azienda infatti continua a non rispondere e i cittadini si sentono abbandonati nelle proprie abitazioni fatiscenti. Noi, siccome siamo altre persone, no? Veniamo da un altro pianeta, facciamo parte dell'ATER, non c'è il rappresentante dell'ATER. Il primo cittadino ha annunciato che stabilirà nel quartiere popolare un presidio fisso della Polizia Municipale, in linea con la sua politica di controllo delle strade. Guarda, per ora a noi ci interessa la casa, perché la criminalità, noi la sera rientriamo all'una, alle due, non abbiamo questi problemi. Ci sarà pure, non è che dobbiamo nasconderci, però non è che li fanno come nelle altre zone. Paura c'è a stare dentro casa, non per strada. Sì, però dentro casa ormai noi ci conosciamo tutti, sono 30 anni che siamo qua. Abbiamo avuto problemi ben peggiori,